Bentrovati a Prima Notizia, lo spazio della nuova TV dedicato alla rassegna stampa e web e alle prime notizie dalla Basilicata, tante quelle che troveremo sulle pagine dei quotidiani di oggi che vedete alle mie spalle, a partire dal giallo di Via di Giura a Potenza. Vanno avanti le indagini degli inquirenti per far luce sul rapporto tra Dora la Greca e il suo fidanzato Antonio Capasso, ieri sentiti i familiari della giovane trentenne e le amiche, ma sulle pagine di oggi troveremo anche il racconto dell'ennesimo atto intimidatorio ai danni dei familiari dell'ex sindaco di Scanzano Jonico, Salvatore Iacobelli, sta sempre impegnato nel contrasto alle mafie in un comune commissariato proprio per infiltrazioni mafiose. Ma faremo come sempre il punto sull'emergenza sanitaria dedicando un capitolo ai lucani Novax, ma partiamo con la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti amianto, il ritmo dei controlli che prenderanno il via a partire da lunedì prossimo, da lunedì 25 ottobre, all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, così come annunciato dall'ASM, preoccupa il presidente dell'AIEA Mario Murgia, che dice: con 6 visite a settimana ci vorranno 8 anni per coprire 2.500 assistiti. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. Da lunedì riparte la sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex esposti all'amianto. Sicuramente una buona notizia dopo lo stop di circa un mese dovuto al riassetto tecnico organizzativo degli ambulatori e alla indisponibilità per motivi di salute del personale. L'Associazione Nazionale Esposti Amianto sottolinea però che si riprenderà con sole 6 visite alla settimana, mentre prima le unità operative effettuavano dai 40 ai 60 controlli settimanali. Con i nuovi ritmi, denuncia l'AIEA, per controllare i 2.500 lavoratori a rischio servirebbero 8 anni. L'associazione pretende dignità e giustizia per le vittime dell'amianto e dei loro familiari, ricordando che nei siti industriali del Basso Basento e della collina materana hanno lavorato 7.000 concittadini, 2.500 dei quali si sono sottoposti allo screening finalizzato alla diagnosi precoce del carcinoma polmonare, che rappresenta la patologia oncologica più significativa tra gli ex esposti. Lo screening, effettuato su 12.200 monitoraggi, ha permesso di diagnosticare precocemente oltre 70 tumori polmonari e oltre 300 richieste di malattie professionali. Il fermo imposto dal Covid ha comportato il mancato controllo dello stato di salute degli ex esposti per oltre 3 anni, per cui non sono da escludere ulteriori aggravamenti o nuove patologie oncologiche. Per queste ragioni, prosegue l'associazione, non si può accettare una ripresa di sorveglianza sanitaria con le 6 visite settimanali previste, perché per controllare i 2.500 lavoratori occorrerebbero 416 settimane. Gli ex esposti all'amianto definiscono offensivo e fuorviante quanto dichiarato dall'ASM e dall'assessore regionale alla sanità e chiedono ora al prefetto di convocare un tavolo urgente di confronto. Iniziamo la nostra lettura dei giornali di oggi partendo dalla prima pagina della Nuova del Sud di oggi. Parcheggio lontano se ti bruciano l'auto. Si parla appunto dell'ennesimo atto intimidatorio a Scanzano Jonico per l'ex sindaco Salvatore Iacobelli, proiettili, testa d'agnello, SUV a fuoco e ora la moglie, insulti e tentativo di aggressione davanti a un bar. L'Associazione Libera dice: prima della mafia bisogna combattere la mentalità mafiosa. Sempre nel taglio centrale c'è l'emergenza Covid, vaccini, oltre 60.000 i lucani non immunizzati. Nel taglio alto la cronaca giudiziaria, Dora la Greca, i genitori e le amiche sentiti ieri dai carabinieri, si indaga sul rapporto con Antonio. Sempre in cronaca giudiziaria, sparò per sbaglio ad un cacciatore 73enne condannato a 2 anni. Di spalla c'è il punto di vista di Nino Grasso, che oggi parla dell'assessore Recupero, assessore dimissionario, e il lavoro come caramelle. Nel taglio basso
C'è appunto la notizia di cui vi abbiamo dato conto, amianto, tempi lunghi per i controlli, lunedì riparte la sorveglianza sanitaria ma a ritmi dilatati, la IE avverte con 6 visite a settimana, serviranno 8 anni, furti a Potenza, topi d'appartamento in azione a Contrada Botte, cittadini allarmati e Forza Italia chiede più controlli. Sempre nel taglio basso c'è lo sport con il calcio di Serie C, dobbiamo risollevarci dal punto di vista psicologico, il segreto è la semplicità. Potenza, il neotecnico Trocini mostra la strada, il calcio a 5 in Serie A2, l'Orsa Bernalda sfida il Castellana, in Serie B trasferte per Potenza e Senise. Andiamo nelle pagine interne. C'è appunto il coronavirus in primo piano, i lucani Novax, come dicevamo in apertura, sono 64.000, scoperte soprattutto le fasce d'età tra i 30 e i 39 anni e tra i 40 e i 49 anni 10.000, i cinquantenni senza neanche una dose di vaccino, il 22% degli adolescenti non è immunizzato, ma in questo caso la campagna vaccinale è partita più tardi. Nel taglio basso, sempre nell'ottica dell'emergenza Covid, crescono le denunce INAIL nel Potentino in un mese, incremento del 5%, si parla appunto dell'impatto del virus sulle denunce e quindi denunce sul lavoro, in provincia si rileva uno dei maggiori numeri di infezione di origine professionale di tutta Italia. Cambiamo argomento con la notizia di apertura della Nuova del Sud di oggi, proiettili, testa d'agnello, SUV a fuoco e ora la moglie parcheggia lontano se ti bruciano l'auto, è l'ennesimo atto intimidatorio ai danni dei familiari dell'ex sindaco di Scanzano Ionico, Salvatore Iacobellis, l'ex primo cittadino continua a pagare il suo impegno per contrastare le infiltrazioni criminali nel tessuto ionico, le preoccupazioni in vista del voto del prossimo 7 novembre. Proprio nella cittadina di Scanzano Ionico, nuovo atto intimidatorio, insulti e tentativo di aggressione davanti a un bar per la moglie di Iacobellis, non è la prima volta, dice l'ex sindaco, già alcuni anni fa un gruppo di mamme ha chiesto ingressi separati a scuola, ci sono stati, come l'abbiamo ricordato nel titolo, sono stati inviati dei proiettili in una busta, una testa d'agnello, il SUV a fuoco e adesso, come dicevamo, le intimidazioni nei confronti della moglie entra all'ingresso di un bar. Su questa vicenda interviene l'associazione e il coordinamento di Libera Basilicata che dice Iacobellis non è solo prima della mafia, però bisogna combattere la mentalità mafiosa. Adesso andiamo a pagina 5 della Nuova del Sud, dove c'è appunto il giallo di Via di Giura a Potenza, si indaga sul rapporto con Antonio Capasso, i genitori e le amiche di Dora la greca sono stati sentiti ieri dai carabinieri di Potenza, tutte le persone sono state ascoltate come informate sui fatti, il fidanzato della giovane, lo ricordiamo, è indagato per istigazione al suicidio. Adesso voltiamo pagina, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una grande occasione per recuperare il divario tra nord e sud, così il presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma è intervenuto a Napoli all'evento nazionale promosso dalla Confederazione degli Industriali, presente anche il governatore della Basilicata Vito Bardi, secondo il quale se la questione demografica e quella produttiva non saranno affrontate con decisione, il divario nord e sud non potrà che aumentare. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Il PNRR può rappresentare la grande occasione per recuperare il profondo divario digitale dell'Italia in Europa e del sud in Italia. Grande responsabilità hanno le classi dirigenti, ma sarebbe sbagliato ridurre l'eziologia dei divari e le cause del ritardo di sviluppo del sud alla sola incapacità di spesa delle regioni meridionali. Lo ha detto il presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma, intervenuto a Napoli all'evento nazionale di Confindustria sulla questione territoriale sud e nord insieme verso l'Europa.
Europa. Se l'alta velocità si ferma a Salerno, ha detto ancora Somma, non è solo un problema di quello che non hanno saputo fare regioni come la Basilicata o la Calabria, ma una vergogna per tutto il paese. Per questo siamo convinti che il criterio dei bandi per l'assegnazione delle risorse del PNRR vada contemperato da meccanismi doverosamente compensativi. Il paese, prosegue il presidente regionale di Confindustria, ha bisogno di riportare la politica industriale al centro dell'agenda del governo nazionale, colmando il vuoto di competenze che penalizza fortemente le imprese e anche la pubblica amministrazione. Senza il rafforzamento del sistema produttivo privato, gli ha fatto eco il presidente della regione Vito Bardi, la Basilicata rischia uno spopolamento drammatico. La questione demografica e quella produttiva, ha sottolineato il governatore intervenendo al convegno promosso a Napoli da Confindustria, sono tali che se non si affrontano con decisione il divario nord-sud non potrà che aumentare. E restiamo al piano produttivo, andando a pagina 9 della Nuova del Sud di oggi. Le assunzioni Total, colpa di una trattativa lampo chiusa a velocità sospetta nel 2019, sono le parole del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Roberto Cifarelli, in riferimento alla selezione di 20 operatori di produzione avviata dalla compagnia petrolifera francese nell'ambito appunto della concessione Tempa Rossa, per la quale sarebbero stati selezionati per la maggior parte operai e lavoratori del cittadini, più che altro cittadini di Corleto, Perticara, sollevando appunto la protesta degli altri sindaci della concessione. Il riferimento appunto di Cifarelli e alle trattative chiuse nel 2019 proprio con la compagnia petrolifera, in base al quale non sarebbero stati definiti tutti i dettagli, compreso anche l'aspetto lavorativo, e le accuse del consigliere Cifarelli sono indirettamente rivolte anche ovviamente alla giunta regionale, ma anche all'assessore alle attività produttive, assessore di cui si occupa oggi anche il punto di vista di Nino Grasso, che dice: l'assessore dimissionario invade il campo altrui e distribuisce i posti di lavoro come caramelle. La vicenda che tratta appunto Grasso è quella delle dimissioni irrevocabili dell'assessore Franco Cupparo, risalente allo scorso 10 settembre, ma nonostante come dire, questo atto politico dell'assessore Cupparo, quest'ultimo continua comunque a partecipare a incontri con i sindacati, con i lavoratori, l'ultimo è il caso dei forestali degli scorsi giorni, ma interviene anche con dichiarazioni ufficiali, come per esempio quelle relative appunto all'avviso di selezione della Total, dei 20 operatori della Total. Ma per tutti i dettagli vi invitiamo a leggere pagina 2, il punto di vista di Grasso sulla Nuova del Sud di oggi. Cambiamo argomento: la città di Matera rappresenta quel sud che si evolve, si innova e che può diventare sempre di più un polo attrattivo, non solo turistico, ma anche di idee e di cose da poter fare per chi abita questi luoghi. Lo ha detto la sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci in visita nella città dei Sassi. C'era per noi Francesco Gucci. La deputata pentastellata e sottosegretaria al Dicastero per il Sud, Dalila Nesci, a Matera per la 3 giorni sulla riforma sanitaria del Mezzogiorno, che culminerà con la presentazione della carta di Matera al ministro Speranza, ha approfittato di una pausa dai lavori per visitare alcune delle eccellenze della città dei Sassi, guidata dal sindaco Domenico Bennardi. Prima tappa, sfruttando la quale si è parlato di ripresa del Mezzogiorno anche grazie ai fondi del PNRR, quella in piazza Matteotti alla sede di About, spazio di lavoro condiviso elaborato dai comuni di Matera e Cinisello Balsamo, vincitore del bando Sinergie promosso dall'ANCI, messo a disposizione dei giovani imprenditori lucani under 30. La sottosegretaria Nesci, accolta dal sindaco di Matera Domenico Bennardi e dall'assessore alle politiche giovanili Giuseppe Sarli e dal presidente di Basilicata Creativa Raffaele Vitulli, ha lodato l'operato dell'amministrazione comunale, per poi parlare più nel dettaglio della cosiddetta quota sud del piano nazionale di ripresa e resilienza. La città di Matera con il sindaco
sindaco Bennardi davvero rappresenta quel sud che si evolve, si innova e può diventare sempre di più polo attrattivo, non soltanto turistico, ma di idee e di cose da poter fare per chi abita questi luoghi. E ovviamente il PNRR sarà di supporto a questa strategia di evoluzione, evoluzione del sud e di crescita soprattutto dello sviluppo economico, sociale. Per fare questo, come governo abbiamo voluto garantire una quota di base al sud, che è il 40% delle risorse totali, arriveranno 82 miliardi in tutto il mezzogiorno d'Italia, e proprio per essere coscienti delle carenze strutturali che hanno molti comuni, molti enti locali, abbiamo voluto garantire il 40% minimo anche per i bandi a cui parteciperanno gli enti locali, e ovviamente abbiamo già avviato diversi concorsi e bandi per poter riqualificare la pubblica amministrazione sul territorio. Come sapete, noi dobbiamo spendere queste risorse entro il 2026 e per questo abbiamo messo a punto anche un fondo di progettazione territoriale di 123 milioni di euro al quale potranno partecipare i comuni sotto i 30.000 abitanti e le aree interne, come sappiamo l'ossatura vera e propria del nostro mezzogiorno, e poi per una visione a medio-lungo termine sullo sviluppo del sud un altro fondo importante di perequazione infrastrutturale, quindi entro sei mesi fare una ricognizione delle carenze nelle zone di disagio del nostro mezzogiorno e poi con i 4 miliardi che già abbiamo stanziati effettuare questa vera e propria perequazione per raggiungere quel principio politico di equità territoriale per il quale ci siamo sempre tanto battuti negli anni. Adesso andiamo alle pagine locali, in particolare a Potenza, topi di appartamento in azione in contrada a botte, l'allarme dei cittadini e Forza Italia chiede maggiori controlli con una lettera firmata dal consigliere comunale Fabio Dapoto, indirizzata alle istituzioni. Gli ultimi episodi, come detto, si sono verificati proprio in contrada a botte con abitazioni messe a soqquadro dai ladri. Adesso passiamo a Matera, viaggi sospetti dalla città dei Sassi ad Altamura, smascherata una coppia di spacciatori, operazione della polizia locale sulle tracce di piccoli criminali assuntori di droga in viaggio appunto da Matera verso la Puglia. Nel taglio basso c'è l'intervento di Giuseppe Gravela, che appunto invita il sindaco Bennardi a dimostrare insomma di meritare di poter fare il sindaco, ora basta chiacchiere, riferimento appunto alla crisi comunale al comune di Matera. E adesso passiamo allo sport con il calcio di Serie C, la parola d'ordine praticità, il neotecnico del Potenza Trocini traccia la strada, dobbiamo fare le cose semplici, ieri la conferenza stampa, ho accettato di venire qui in 12 secondi, ora dobbiamo ricostruirci dal punto di vista psicologico. Restiamo allo sport, ci sarà anche un'atleta potentina ai campionati italiani juniores di Taekwondo che si disputano in questo fine settimana. Giuliano a lottare per il titolo tricolore, la sedicenne Yolanda Fabrizio. Il servizio è di Luigi Santopietro. Parleranno anche lucano i campionati italiani juniores di cinture nere di Taekwondo, l'arte marziale coreana che dal 2000 è anche disciplina olimpica, che si svolgeranno nel fine settimana a Giuliano in provincia di Napoli. A rappresentare la Basilicata e la città capoluogo, la giovanissima atleta Yolanda Fabrizio della Corea Taekwondo Potenza. La sedicenne potentina, figlia del maestro Massimo Fabrizio, cintura nera quarto dan e di mamma Rosanna Caritiello, sarà l'unica atleta lucana a prendere parte alla competizione. Edizione riservata a tutte le cinture nere nate nel 2004, 2005 e 2006 che saliranno sugli ottagoni del Pala Giuliano per contendersi il titolo di campione italiano in una delle 20 categorie in gara, 10 maschili e 10 femminili. Yolanda, classe 2005, gareggerà nella categoria sotto 52 kg e scenderà sull'ottagono fronteggiandosi con atleti di caratura nazionale e internazionale. Mi sono preparata allenandomi 5 volte alla settimana, ho fatto 3 volte alla settimana taekwondo con mio padre e con il collaboratore Marco, e ho fatto 2 volte alla settimana preparazione atletica con un altro maestro in un'altra palestra.
e a volte mi sono allenata anche il sabato e poi domenica ho fatto riposo. Diciamo che ho fatto molti sacrifici, però ho messo tutta me stessa, quindi alla fine non sono risultati molto, molto pesanti. Ecco. Un percorso di allenamenti che viene da anni di pratica e sacrifici e da un periodo specifico di training sotto l'occhio del maestro Marco Lancellotti. Abbiamo fatto una buona preparazione atletica basata sulla velocità e tutto il fiato. Praticamente abbiamo rinforzato la parte respiratoria, perché nel taekwondo ci vuole molto fiato. Particolare orgoglio quello del maestro Massimo Fabrizio, coach e papà della talentuosa Yolanda. Diciamo, per quanto riguarda l'emozione del papà è tantissima, ma soprattutto in questo periodo Yolanda è un atleta della nostra società, della Corea Taekwondo. Deve pensare che quanto è in palestra non è la figlia del maestro, ecco. Questo è il 22esimo anno che abbiamo fondato insieme a mia moglie la società. Sì, fortunatamente come società abbiamo sempre partecipato dal più piccolo evento al più grande evento. In questo momento è solo Yolanda che può partecipare, perché è la persona più idonea per cintura, ecco. Ma l'augurio è quello di poter portare al prossimo campionato 3-4 atleti, sia maschili che femminili. Sì, Yolanda dovrà rappresentare, come gli ho detto, innanzitutto se stessa, per tutti i sacrifici che ha fatto e ha rinunciato a tantissimo per questa gara. Poi dovrà rappresentare la società di appartenenza, ma soprattutto dovrà rappresentare la Basilicata. E adesso vediamo insieme qual è il tempo previsto per oggi. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trepi Meteo. Nel corso di sabato l'anticiclone sarà in rinforzo sull'Europa centrale, ma abbraccerà anche il settentrione, mentre altrove una zona di bassa pressione in ulteriore approfondimento domenica tra Tunisia e Sicilia arrecherà maltempo in alcuni settori del centro-sud Italia. Nel dettaglio la mappa delle precipitazioni, con una giornata di sabato ancora a tratti piovosa su Bassa Romagna, regioni centrali, ma poi maltempo entro domenica in arrivo anche al sud Italia e soprattutto tra Sardegna e Sicilia, con temporali anche intensi. Nel dettaglio possiamo osservare una giornata di sabato di variabilità sulla Romagna e regioni centrali, con qualche occasionale piovasco, meglio al nord, più sole soprattutto al nord-ovest. Poi peggiora dalla serata al sud con qualche piovasco e soprattutto domenica e lunedì ritroveremo questa zona di bassa pressione tra Tunisia e Sicilia, foriera di rovesci e temporali anche intensi sull'isola e la Calabria e venti forti da est a nord-est. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Adesso diamo uno sguardo alla prima pagina del quotidiano del Sud di oggi, edizione Basilicata. 9 milioni per dare un lavoro ai lucani. La conferenza Stato-Regione ha dato il via al programma Garanzia Occupabilità dei lavoratori, il cosiddetto GOL, ma in regione manca l'ufficio e l'osservatorio è fermo. Nel taglio centrale, giustizia in corte d'appello, il CSM conferma 6 giudici onorari, il bubbone dei processi arretrati a Potenza, il contenzioso viene ceduto ai magistrati di carriera. Anche qui si parla del giallo di Via di Giura a Potenza, ad ora interrogati il padre e un'amica, le indagini sulla ragazza morta. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392-0208-806. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. Hai conservato gli allegati? Cosa? Gli uffici si sono allagati e nessuno li aveva salvati. Basta confusione. Con Paciolo e il suo drive intelligente non perdi più un allegato e lo conservi automaticamente assieme a tutti i documenti fiscali e di progetto. Paciolo, più intelligente di così. E adesso i quotidiani nazionali, a partire dal Corriere della Sera, hanno ammuri pagati dall'Unione Europea, Draghi pensioni, quota 100, non verrà rinnovata, apertura di Salvini, Consiglio Europeo, migranti, lo stop ai paesi dell'est, ultimo vertice con applausi per Merkel. Repubblica, un muro divide l'Unione Europea, il Consiglio Europeo paralisi sull'immigrazione ai paesi dell'est, dateci fondi per alzare le barriere, allarme gas in Europa, nuova stangata sulle bollette. La Stampa, anche qui si parla di Europa, Draghi sfida i sovranisti, stop a quota 100, la Lega insiste su 102 e Calenda dice Gentiloni va al colle. Tragedia sul set, la fotonotizia la troviamo in basso. Alec Baldwin spara e uccide un assistente alle riprese, un morto e un ferito in Messico, e come dire, un caso che purtroppo si è ripetuto, come per esempio il caso di Brandon Lee nelle riprese del Corvo, la pistola era carica ma nessuno purtroppo lo sapeva. Andiamo a Libero, oggi a processo caccia Salvini, la sua difesa, Draghi non vuol finanziare muri anti-migranti, ma Bruxelles ci chiede di proteggere i confini. La prima pagina del Fatto Quotidiano, reddito, il maxi flop di Renzi, 5.000 firme, referendum prometteva una mobilitazione casa per casa. Siamo al Tempo, Draghi dichiara guerra alla Juve, il Premier schiera il governo al fianco della UEFA nella battaglia legale contro i club della Superlega. Il Messaggero, Draghi superare quota 100, effetto PIL, pensioni tagliate nel taglio centrale, scuola, pagelle, professori, il test Invalsi vale anche per loro. Siamo al Resto del Carlino, l'idea di Calenda, Draghi dopo Draghi, l'intervista, serve un fronte repubblicano europeista per la riconferma del Premier nel 2023, anche qui nel taglio centrale c'è purtroppo la tragedia di Alec Baldwin. Il Mattino, Draghi pensioni si cambia, il Premier respinge la proposta della Lega, quota 100 va superata gradualmente. Domani la strana sintonia Draghi-Meloni che ha disinnescato Matteo Salvini, il Premier ha sempre dialogato con la leader di Fratelli d'Italia che sente regolarmente, così nel Tempo l'opposizione è diventata una spina nel fianco della Lega più che del Premier. Il Giornale,
Rubiter Berlusconi, ancora assolto, il Tribunale di Siena, il fatto non sussiste, crolla l'ennesimo teorema, il leader azzurro, Draghi resti premier, Salvini dice Silvio al Quirinale. Avvenire Italia, segnale di svolta, il Papa alla settimana sociale, obbligo di cambiamento, lo chiedono il grido dei poveri e della terra. Siamo al Sole 24 ore, Draghi pensioni, no a quota 100. Velocemente Milano Finanza, Eurobond People, cosa cambia per i risparmiatori se il debito diventa davvero comune? In chiusura la Gazzetta dello Sport, il derby dell'Italia, domani Inter-Juve nel segno della nazionale, Barella e Locatelli, scudieri di Mancini, guidano quasi una squadra azzurra, il CT dice bello vederli a questi livelli, Cala e Dybala sono recuperati. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.